Ora siamo arrivati quasi alle battute finali, mancano davvero poche partite per concludere la prima giornata del girone B. Si affrontano due mostri sacri che tanto avevano fatto bene anche nella scorsa edizione della Serie A Team, perché il Torino eSports Team schiera Obrun 2002. E non vedeva l'ora di affrontarlo dall'altra parte, invece la Sampdoria eSports rischiera Giovi. Marco, Torino che continua sulla scelta di Obrun, questa volta affiancato dal draftato Alexiov, e invece dall'altra parte, dopo l'ottima partita di Denuzzo che avete potuto commentare in precedenza tu e il Doc, si ritorna da Giovi. Mi sembra una partita tra due player molto molto solidi. Sì, sono due player che ormai conosciamo alla perfezione per quella che è il loro modo di giocare, lo stile che vanno ad adottare durante la partita. E c'è da dire però che Obrun arriva dalla sconfitta con il Milan, e probabilmente la sfida con Giovi arriva nel momento in cui vuoi essere al massimo del tuo stato di forma, e quindi devi essere anche bravo a rialzare la testa. Non è un avversario semplice, non esistono avversari semplici in queste serie a team, questo lo dobbiamo specificare, perché sono tutti player di altissimo 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 livello. E qua adesso hai una Samp che però vuole provare a chiudere in bellezza la sua giornata, perché finora a 7 punti chiudere la prima giornata con 10 punti sarebbe oro colato. Hai parlato di quote del terzo posto, direi che ci andrebbe vicinissimo dopo solo una giornata a Giovi e il suo team della Sampdoria eSports. Dall'altra parte tu hai parlato di poter chiudere quasi nella prima giornata il girone al winner bracket, dall'altra parte il Torino invece con una vittoria riaprirebbe completamente le sorti del girone, andrebbe a 6 punti, il Milan a 5 che naturalmente deve giocare, il Verona che è appena arrivato a quota 4, e il Torino poi avrebbe proprio contro l'Hellas Verona l'ultima partita di oggi. Sì, è una situazione un po' complicata in questo caso, perché il Torino nelle ultime tre gare che vedremo andrà a giocare due volte, e ti vai a giocare fondamentalmente la chiusura nel miglior modo possibile della giornata, e hai una squadra che attualmente si trova nella parte altissima di quella che è la classifica. Dall'altra invece avrai, poi più avanti ne parleremo ovviamente dopo, una squadra che è uscita bene dall'ultima sfida che abbiamo commentato. E inizia a essere partite che iniziano a contare tanto, perché non far scappare la Samp, e per te Torino invece rimanere agganciato a quello che è il treno che sembra staccarsi in questo istante. Sì, ma in particolare Marco, prima di addentrarci nella cronaca della partita, davanti hai un player che Giovi ha riposato, è tranquillo, arriva comunque da una serie di risultati nonostante il pareggio col Milan, che lo hanno tenuto a galla nella parte alta di classifica, e che sa di poter contare dall'altra parte in un compagno di squadra che, se sei in difficoltà, ti può aiutare. Vedremo se arriverà anche l'aiuto nella parte del coach, in questo caso Denuzzo, ma seguiamo quelle che sono le prime battute di questa sfida con il possesso, come al solito, sempre verso gli esterni. Adesso si va per vie centrali verso Kessi. Lo scambio con Gullit, ancora Kessi. Zidane, palla alzata splendidamente dentro per Gullit, e ancora Szczęsny, ancora una volta, sempre lui, sempre presente tra i pali. Che portiere incredibile, quindi seguiamo questo corner perché la palla è dentro, viene allontanato. Szczęsny che sta facendo in porta in questa giornata? Secondo me è invidioso rispetto alle parole con cui abbiamo definito Maignan la scorsa settimana. Si sta prendendo lo scettro di questo day one del girone B, assoluto protagonista. Qui il colpo di testa di Gullit era davvero davvero un centimetro dal palo. Che sì, Ronaldinho fuori perché sì, ancora Digno, limite dell'aria, si è inserito Ronaldo da solo, extra pass per Gullit che forse esagera, e ancora una volta Obrun, sempre la solita situazione, vuole il tiro libero, non cerca mai di azzardare una conclusione che potrebbe portarti a un gol, secondo me sbagliando.
E qui Brandino che si sbilancia, non accade mai, direi che dovremmo fare una clip su questa previsione da parte di Marco, però sono d'accordo, sono completamente d'accordo, perché in questi primi 10 minuti potevi già essere 1-0 e concretizzare quella pressione col quale è iniziato la partita in un'ottima maniera da parte di Obrun. Obrun che è partito molto bene, è partito molto forte, è già arrivato dentro l'area di rigore, manca però la conclusione. Zidane. Hernandez sale terzino sinistro sull'auto di sinistra. Koulibaly ancora verso Hernandez. Koulibaly che sì, la tiene, si gira il numero 6, va in verticale, non c'è spazio però per attaccare la profondità e quindi la Samp può ripartire. Ronaldinho, Darmian, Gollet, che sì, Maldini, la gira per Hernandez, ancora Maldini. Cambio di lato sulla destra verso Darmian, la mette giù e si inizia da Koulibaly. Partita che in questi primi 20 minuti ritmi molto bassi. Intanto Teo Hernandez con il cross sul secondo per Koulibaly che si è inserito con i tempi giusti. La mette giù Koulibaly, la palla è dentro Ronaldinho, poi la recupera sempre Digno, ce ne va Ronaldinho, magia dentro l'area di rigore. Alla fine calcio d'angolo, inserimento dei difensori molto importante, non siamo soliti a vederlo, però in questa prima giornata abbiamo visto tante volte. Intanto Maldini di testa fuori. E da Koulibaly a Maldini, i due centrali che provano a banchettare in area di rigore. Dicevi una partita a ritmi bassi, ma quello che vuole Giovi, cioè mantenere possesso palla, è riuscito a spegnere un po' il fuoco fatuo che aveva acceso Obrun nei primi 10 minuti, e invece lui alla prima occasione stava per fare l'1-0. Intanto Darmian, altro piovente dentro l'area di rigore, la palla che viene allontanata, che sì, Ronaldo, Ibrahimovic, Hernandez, Maldini vicino a servire, che sì, la gira sulla destra per Darmian, c'è tanto spazio sulle fasce, qui intanto la rimessa laterale in favore del Toro, sì, continua a girare tanto il pallone, si arriva sulle fasce, però poi bisogna accelerare in qualche modo. E prova a farlo Obrun, in questo caso non proprio con uno specialista della fascia, ma in questo caso viene usato molto spesso a sinistra Ronaldinho per rientrare e magari calciare. Hernandez prova ad accentrarsi, adesso a servire Zidane, prova a calciare con il timer che non lo aiuta, conclusione debole, ringrazia la Samp che può far ripartire una nuova offensiva. Ibrahimovic, Maldini ancora a girare sempre sulla destra verso Darmian, la sponda dentro per Ronaldinho, si è inserito Gullit che forse perde l'attimo, si è fermato un istante, quel tanto che basta per non farlo andare in profondità. Ancora una volta bravissimo Koulibaly che sembra sempre poter perdere il tempo, ma in realtà all'ultimo passo sempre più veloce, in questo caso non aveva l'ultimo arrivato, aveva Ruud Gullit in proiezione offensiva. Direi Koulibaly sta salendo molto di livello in questa prima giornata del girone B, sempre provvidenzialmente in difesa, soprattutto nei recuperi. Tanto si era staccato Koulibaly, però la Samp continua a mantenere il possesso di palla. Darmian, Koulibaly che adesso è tornato in posizione. Gollet, Darmian, si gira, si rigira, vediamo se rinizia. Sempre Darmian, c'era l'inserimento di Gullit, non servito. Ronaldinho adesso dentro l'aria per Gullit, a servire Ronaldo che calcia sul primo, chiuso in calcio d'angolo. Vediamo se cerca il cross o se va alla conclusione. Prova addirittura a buttarla dentro. Deviazione, la palla che rimane ancora in campo. Limite dell'area per Koulibaly. Non lo specialista in quella posizione. Che sì. Darmian. Che sì. Pallone telefonato. Qua, ringrazia il Torino che può ripartire. Attenzione come al solito all'attacco della profondità da parte di Ibrahimovic. Con Ronaldinho che invece corre veloce sulla sinistra. Non se la sente di azzardare. Dunque si rinizia. Bravo il Torino in questo caso ad avere pazienza, invece meno bravo nell'occasione precedente Giovi, e aveva lo spazio per poter tirare meglio, quasi lo ha spinto verso il primo palo Obrun per poter calciare da quella parte, il portiere copriva il suo palo e a meno di clamorose papere sarebbe stata sempre intercettata la parte dell'estremo difensore. Tanto probabilmente vivremo una delle ultime occasioni di questo primo tempo, se non addirittura l'ultima. Che sì, Ibrahimovic prova a correre veloce ad accentrarsi, si gira qui lo svedese, viene chiuso poi il rimpallo, vediamo se Felipe Anderson la tiene in campo, ma finisce qua la prima frazione di gara, risultato fermo sullo 0-0,
mancano le emozioni in questa sfida. Sì, bene ai punti Obrun nella prima parte di frazione, meglio, molto meglio Giovi nella seconda parte, uno 0-0 che per il momento è un po' lo specchio della partita, arrivati sempre lì lì all'interno dell'area di rigore, poi non ci sono state delle clamorose occasioni per aprire questo risultato e quindi da una parte e dall'altra comunque pesano i punti, perché Giovi potrebbe chiudere già il discorso in questa prima giornata del primo posto e quindi qualsiasi risultato la Sampdoria guarderà tutti dall'alto, dall'altra Obrun potrebbe completamente riaprire l'esito del gruppo e soprattutto arrivando da una sconfitta per lui è molto importante fare un risultato positivo con un player del calibro di Giovi. Allora andiamo a vivere questi secondi 45 minuti con il risultato che recita in questo istante 0-0. Che sì, Hernandez, che sì, servire Golletta. Prova a girarsi l'olandese, deve riniziare da Kessi. Maldini, scattato in profondità Koulibaly. Rischiosa qui la scelta perché la Samp gioca con i terzini praticamente offensivi. Li sta catando qui, da trova a calciare da lontano. Ed è un gol meraviglioso da parte di Giovi che sorride. E fa bene perché è un gol fantastico. L'uomo che non ti aspetti, Felipe Anderson, 1-0 al quinto della ripresa. Salviamoci questo momento ragazzi, prendete i nastri, fateci un film, grandissima conclusione da parte di Felipao, è vero Marco, l'uomo che non ti aspetti, il brasiliano meno sponsorizzato, non è degno, è Felipe Anderson che prende letteralmente al volo l'occasione di poter essere protagonista in questa partita. Ci aspettavamo una partita più aperta nella ripresa, è avvenuta subito dopo 5 minuti, ora la Samp vede tutti dall'alto, attenzione perché Giovi è bravissimo a controllare il ritmo del gioco passato in vantaggio. Infatti vediamo anche come arrivi subito una richiesta di pausa probabilmente da parte di Obrun per andare subito a sistemare e non farsi schiacciare in quello che è il possesso palla, la costruzione della manovra da parte della Samp, che adesso può anche gestirla, ma sappiamo bene come i due player vogliano continuare anche ad attaccare, senza ovviamente lasciare spazio, né da una parte né dall'altra. Gullit, Ibrahimovic, potrebbe anche calciare, va dentro per Ronaldo! Ed eccolo qua, si sblocca la partita perché arriva la rete dell'1-1, cambia letteralmente tutto il secondo tempo, i minuti sono 58 sul cronometro, abbiamo già visto due reti in questa seconda ripresa. Stavo dicendo, minuti fondamentali per l'intero torneo di Obrun, guarda, mi azzardo addirittura questa cosa e lui ha risposto presente nel momento più difficile, quando vai sotto dopo una sconfitta contro un player veramente bravo a mantenere possesso di palla, vede lo spazio per trovare R9, non indugia, niente finte, subito a scagliare il sinistro al minuto numero 58, rimette in carreggiata la partita. Adesso torna tutto come prima perché abbiamo visto un gol, forse la partita si era sbloccata, adesso però si ritorna in parità assoluta. Spinazzola, Gullit, palla è dentro a servire Ronaldinho, viene chiuso però e adesso il Torino per ripartire. Darmian, che sì, Ronaldinho, Zidane ancora verso Digno, a servire Ibrahimovic, adesso a spazio, va a servire Zidane, la tiene, attende e aspetta i compagni, sale, prende terreno, Zidane qui telefonato con questo passaggio rischioso con la Sampdoria che ringrazia, dunque a costruire ancora una volta una nuova azione, quello che notiamo, si gioca senza corsa. Sì, direi che in questo caso però un uomo e un player come può essere Zidane all'interno del gioco poteva essere molto molto più importante, in realtà sfruttato male in questo caso da Obrun, e invece Giovi prova con il taglio, mi ha indicato proprio lo scatto di Koulibaly dentro l'area di rigore, non è riuscito ad essere servito, mi aspettavo qualcosa in più da un giocatore come Zinedine Zidane proprio anche in un gioco fermo come può essere quello di questa partita. Vedremo se si scriverà in qualche modo in questa gara. Ronaldinho prova a salire, la difesa che scappa tutta dietro, sempre Digno, a servire Zidane, il time del rosso, non era male la posizione, conclusione da rivedere, la finalizzazione a tempo qui non aiuta, Hernandez, Maldini, che sì, Gullit, che sì, Maldini, ancora a servire che sì,
Gollet si guadagna terreno al piccolo trotto, ha ricacciato indietro i colori blu cerchiati. Che sì, Koulibaly, Maldini, Hernandez, la palla alzata dentro a servire, che sì, c'è bene Szczęsny che blocca e la fa sua. Dal gol del Torino dell'1-1 non si sono alzati i ritmi, anzi sono abbassati completamente, quasi a dire che a Giovi sta bene anche tenere il pareggio contro il Toro. Dall'altra parte invece penso che Granata non gli sta assolutamente bene uscire da questa partita dopo aver trovato il pareggio con un solo punticino. Mi aspetto un ultimo quarto d'ora all'arrembaggio da parte dei Granata. Darmian, cambio di lato per Hernandez, la mette giù il numero 2. Adesso il francese, attenzione sempre all'inserimento da parte dei centrocampisti e difensori. Pallone troppo complicato, non c'era il corridoio per servire il compagno. Sampdoria non deve far altro che raccogliere quel pallone per ripartire. Ronaldo, Gullit, Hernandez sull'auto sinistro, Maldini, cambio di gioco solito, non è il primo che vediamo in questa sfida. Darmian di testa per Ronaldinho, Spinazzola, che sì, Felipe Anderson, che sì, Gullit prova a girarsi, palla dentro per Felipe Anderson, adesso Ronaldinho cerca la giocata, sempre Dinho, la palla è ancora nei suoi piedi, alla fine arriva Spinazzola ad alimentare quella che è l'azione offensiva. Gullit è fuori per che sì, Gullit, che sì, Ibrahimovic prova a girarsi con il reverso elastico, sempre Ibra, non ha spazio, 1-2 con l'avversario che in qualche modo funziona, ma alla fine palla recuperata e dunque può ripartire il Torino. Vediamo se va con il lancio lungo, no, vicino a servire che sì, c'è spazio sulla destra, prova a servirlo che sì, tallonato però da Gullit che non lo fa ripartire con velocità e pulizia. Molto bravo Giovi a mantenere il possesso della palla, non fa ripartire Obrun in un momento della partita che poteva essere favorevole alla pro player del Torino. In realtà è salito e di molto di livello Giovi, che è riuscito a costruire delle buone trame, non ha trovato il gol, ma ha pazienza, il cronometro dalla sua parte e forse anche l'ultima azione. Ronaldinho, Felipe Anderson si gira e va a servire Ronaldo, il brasiliano ne ha troppi vicino, deve andare da solo. Ronaldo dentro per Ibrahimovic, corre in pallo, vediamo se corre veloce il Torino per l'ultima occasione, la palla è alzata ma finisce qua e qui anche con qualche rischio nel finale sorridono i due perché lo sanno bene che stava per succedere qualcosa che poteva letteralmente cambiare la gara. Da rivedere al VAR questa azione, l'arbitro aveva già il fischietto in bocca per chiudere sull'1-1 questa gara. Un paio di parole tra Giovi e Obrun, provi a descrivere magari quella che è stata la partita, un film che ha visto diversi protagonisti. Obrun è partito molto bene, poi è tornato Giovi, una ripresa invece scoppiettante sin dall'inizio, ha aperto le marcature, quel bellissimo gol di Felipe Anderson, poi ha risposto praticamente sull'immediato, 8 minuti ha risposto R9, ha risposto Obrun, ora gesto di fair play naturalmente tra i quattro che si sono sfidati, anche Denuzzo e Ale. Una partita tutto sommato divertente da vedere, le occasioni però sono mancate nell'ultima parte, forse quando ci aspettavamo, Marco, che sarebbero saliti di livello sia Giovi sia Obrun, in realtà il gioco si è addormentato.